Ben ritrovati con un'altra puntata di A Tu per Tu questa settimana. Graditissimo ospite mio e di David Faltoni, Buonasera. Giuseppe Fanfani. Allora, Buonasera. ex sindaco, ex Ma penso parlamentare, inutile presentarlo. semplicemente Ora Beppe lo Fanfani. scusiamo perché è un po' raffreddato e un po' influenzato. Malanni di Ma poi stagione. viene dalle fatiche che ha dovuto sostenere pochi giorni fa per Come organizzare il mega convegno a Arezzo, quindi ha portato tutte queste no? Ti è personalità. piaciuto? Sì, tanto, tanto, anche perché è importante che si parli di questi temi e si prenda coscienza che il problema esiste, cioè non è che quando si pensa Sì, da noi meno che da altre parti, per la verità. Però è importante avere la consapevolezza che il rischio c'è. Dopodiché, Allora. si fa presa a dire qui non c'è, in questa zona non c'è influenza, roba lì, ma si arriva? No, ma io credo che, come è stato detto, sicuramente oramai non c'è nessuna zona d'Italia che va esente da questo Del rischio mondo. del mondo, sì, non c'è, e Lo quindi dice. tantomeno Arezzo. Quando vedi arrivare nei porti italiani quantità impressionanti di cocaina pura, tonnellate, allora ti rendi conto, da essere distribuite nel mondo, ti rendi conto che questa che proviene dal Sud America passa per l'Europa, poi viene trasferita in tutto il Nord Europa e probabilmente in buona parte dell'Est. Fin quando gli oppiacei non se li producono in proprio, anche lì, allora ti rendi conto che il fenomeno è mondiale. Parliamo di infiltrazioni mafiose, legate ovviamente alla nostra economia, che è appunto in pericolo rispetto alle infiltrazioni mafiose. È un convegno che EQUA, che è l'associazione che Giuseppe Fanfani presiede ed ha fondato, si è svolto appunto all'Arezzo Fiera dei Congressi. Un po' per cercare di far capire di che cosa parliamo ai nostri telespettatori, facciamo vedere questo brevissimo servizio con gli ospiti che Giuseppe Fanfani ha portato ad Arezzo. Grazie. Faremo tutta una serie di iniziative sul filone della legalità. Oggi iniziamo con questo convegno, per il quale ci siamo impegnati molto, per la verità, ma che credo segnerà anche un cambiamento di passo. Io spero per l'intera città nei confronti di problematiche di grande rilevanza sociale. Purtroppo, da quello che si legge nei giornali, interessano tutto il territorio nazionale e sovranazionale. Come si combattono? Con grande determinazione, con grande volontà politica, investendoci intelligenze, mezzi e soprattutto credendoci. Il tema è che più una società è fragile, meno c'è lavoro, meno ci sono prospettive, più è facile che qualcuno si affidi al mondo della non legalità. Non naturalmente necessariamente la mafia, però altri modi di arrangiarsi. Non c'è nulla da fare, lo Stato deve garantire la legalità, ma attraverso un contratto e un patto sociale con i cittadini che non deve essere mai tradito e che deve fondarsi sulla fiducia dei cittadini onesti, che comunque sono la stragrande maggioranza. E quelle culture che tendono invece a far passare l'idea di una società fondata sulla corruzione, sulla colpevolezza a prescindere, sulla politica inaffidabile, inattendibile, anche quella è pericolosa. Le mafie sono sempre più organizzazioni che si occupano di affari, sempre meno di violenze, intimidazioni. Le loro ricchezze consentono di entrare nell'economia, inquinarla, acquistando situazioni economiche importanti, entrando nei diversi settori laddove è più conveniente. Oggi non ci sono territori immuni e chi crede che le mafie non sono presenti è perché non le ha cercate o perché ancora non emergono con evidenza. Oramai sono dappertutto. Hanno tanti di quei soldi, per cui il loro problema è come impiegarli. Arezzo è una delle cittadine particolarmente significative sotto questo profilo, proprio perché è una cittadina piuttosto serena, almeno apparentemente, nella quale arrivare con molti soldi e attraverso l'interfaccia di quella che chiamiamo borghesia mafiosa diventa la modalità normale per infiltrarsi nell'economia e diventare prossimi anche alla politica che governa.
Ecco, qui c'è anche un nostro collega, tra l'altro è notizia di pochi giorni fa che è stata tolta la scorta a Sandro Ruotolo, no? Un altro collega che si è occupato, insomma, in questo caso di rifiuti, se non sbaglio, no? Di mafia dei rifiuti. Ecco, e quindi, insomma, è un argomento attuale, anche chi se ne occupa per mestiere, insomma, chi fa il giornalista e si deve occupare di questi temi, sicuramente, insomma, evidentemente qualche problematica la incontra. Guarda, l'ha detto Paolo Borrometti, ma lo voglio ripetere anch'io, non capisco come si faccia a mantenere la scorta a tanti politici che non ne hanno assolutamente bisogno, perché nessuno li ammazzerebbe mai. E si tolgano a testimoni, sì sì, e si tolgano a testimoni così importanti, e soprattutto a persone che con tanta determinazione combattono il malaffare, ma tant'è. Sicuramente, come dire, l'informazione, no? È una forma di democrazia che combatte, perché no, anche il malaffare, le mafie, perché comunque fa emergere quello che poi accade in un territorio. Ma come posso vede? Chiedere intanto, sì. Com'è che ti è venuto in mente intanto di mettere in piedi questa associazione, di organizzare questi convegni ad Arezzo? Ce l'avevo in mente da tantissimo tempo, ma quando ero sindaco non mi parve il caso di realizzare questa idea. Perché? Perché non volevo che si confondesse con il ruolo istituzionale, non volevo che a qualcuno venisse in mente che l'avevo fondata per fini diversi da quelli puri che le sono propri. Finita questa esperienza al Consiglio Superiore della Magistratura, ho deciso di arricchire questa idea mettendo a disposizione tutte le conoscenze che io ho avuto nell'ambito giurisdizionale, tutti gli amici che ho tra i magistrati a livello nazionale, cercando al tempo stesso di arricchire questo nostro territorio di uno strumento di conoscenze, di consapevolezze e anche di educazione, perché educare alla legalità è forse uno dei compiti maggiori che uno Stato deve avere verso le generazioni che vengano dopo. Ce n'è un altro di convegno in preparazione. Il 5 aprile facciamo il secondo, dove parleremo di corruzione, dalla storia all'attualità. E posso fin da ora dire che sarà presente il presidente emerito, il primo presidente emerito della Corte di Cassazione, Giovanni Canzi. Insomma, sarà anche questa un gran livello. Allora, nomi importanti che, insomma, a loro modo ovviamente segnano o segneranno la storia del nostro paese, soprattutto appunto a livello giuridico. Noi veniamo da una sentenza, David, importante in questo territorio, quella sulla bancarotta semplice e fraudolenta di Banca Etruria. Non chiediamo all'avvocato Fanfani di esprimersi, ma io faccio un'affermazione, cioè questa è stata la prima provincia italiana, insomma, a condannare in maniera anche piuttosto importante dei banchieri. Questo lo possiamo dire? Ne ho sentito parlare, sì. Ecco, capisco che non si voglia, insomma, come dire, esprimere sulla sentenza, anche perché poi è una sentenza di primo grado. Comunque, vede, insomma, ci sono tutte le... Quando ero avvocata avevo imparato, per esperienza personale, a non commentare le sentenze, neanche le più sgradevoli nei miei confronti, e a esprimermi soltanto con i motivi di appello, quando era necessario. Dopo gli anni passati all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura ho anche un dovere istituzionale in più, quindi non mi chiedete di commentare le sentenze. No, io invece le vorrei chiedere, ecco, l'esperienza al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi da avvocato, e quindi trovarsi poi in un ruolo istituzionale di questo livello, ecco, qual è la sensazione, cioè cosa si sente, cosa si prova? Cioè, credo allora, sia insomma un privilegio per pochi, ma a parte sì, questo... Cioè, beh, innanzitutto è emozionante il trovarsi a concorrere, a gestire sostanzialmente 9.500 magistrati ordinari e 5.000 magistrati onorari, con tutto quello che questo comporta. È coinvolgente il fatto che a presiedere questa istituzione sia il Presidente della Repubblica e che tutto ciò che facciamo passi per il vaglio preventivo e successivo suo. È estremamente responsabilizzante il fatto di essere soltanto 24 a fare questo lavoro, più i tre di diritto, il che ti carica
pur essendo abbondantemente assistito a livello tecnico da magistrati di primo ordine, ti carica di enormi responsabilità. Il ruolo è esaltato dall'essere questo un organo di dignità costituzionale. E quindi, sai, accompagnandosi il fatto che non è rinnovabile perché tu sia sempre libero di esprimere il tuo pensiero senza pensare al futuro, rende questo compito particolarmente impegnativo ma anche particolarmente esaltante. Mi è piaciuto molto. Ecco, senza appunto commentare nessuna sentenza, però proprio grazie a questa esperienza, non lo so, la macchina della giustizia italiana come la possiamo dipingere? Noi abbiamo, insomma, spesso riscontrato che si fa una grande fatica a portare avanti le indagini, a farle in maniera puntigliosa, a fare in modo che queste poi possano essere l'impianto giusto. Allora, dividiamo il problema in due parti. Ecco. Non c'è macchina, non c'è locomotiva che funzioni senza un buon macchinista, ma non c'è locomotiva che funzioni bene se non ha dei buoni binari, se non ha un buon carbone, se non è gestita bene, bla 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 bla. Allora, l'esperienza mi dice che la stragrande maggioranza dei magistrati sono persone per bene e capaci. Nell'ultimo concorso, non ricordo se era l'ultimo o il penultimo, non furono nemmeno nominati tutti, perché l'esame è particolarmente severo. Mi sembra l'ultimo. E l'esperienza però mi dice che, e anche la conoscenza personale, che la stragrande maggioranza di essi siano dei galantuomini, dei quali ci si può veramente fidare. Per ottenere un buon servizio però servono tantissime altre cose, serve un investimento di risorse e di personale ausiliario che manca quasi del tutto, salvo l'immissione di ausiliari che fece l'ultimo ministro, Andrea Orlando. Però, ripeto, si scontra questo, l'efficienza del servizio si scontra contro mali atavici che sono la mancanza di strutture, la mancanza proprio anche finanziaria, la mancanza di strumenti di corredo. È come andare alla stazione a prendere un treno e domandare quando arriva il treno per Roma, ma si sa, tanto non si sa neanche se arriva, partiamo, poi sì, vediamo appunto, quello che succederà per strada. Un po' la sensazione. Cioè non è un servizio così, no, che si può dare alla gente. E meno male che c'è la mediazione costante degli avvocati che assorbono e spiegano l'inefficienza del servizio e molto spesso se ne assumono anche la responsabilità, perché se non ci fosse questo il cittadino veramente sarebbe irrimediabilmente disorientato. Senta, allora, mi davi del tu una volta? Sì, vabbè, ora ti do del tu. Allora, la magistratura divisa in correnti, e la politica che non perde il vizio di ogni volta che la magistratura cerca di attenzionare i politici, non perde occasione di accusare quindi la politica, accusare i magistrati di essere comunisti, come sta facendo in questi giorni Salvini. Ecco, questo allora aiuta tutto questo a sia amministrare la giustizia, ma soprattutto aiuta a percepire da parte della collettività in maniera corretta la magistratura e il suo ruolo. Il giudizio di Salvini non mi preoccupa particolarmente, anche perché questo stesso giudizio l'ho sentito prima da Berlusconi, l'ho sentito, è 30 anni che sento questo giudizio, ora non, se fossi preoccupato di questo, anche quando ero parlamentare combattevo contro quelli che sostenevano questa tesi. Il problema. Renzi non l'ha detto, l'ha detto Renzi che c'erano i magistrati in quel caso, ma Renzi, al contrario, sì. No? Non l'ha detto. Scusate, è una piccola digressione. No, no, per carità, una digressione piccola, non piccola per la verità, una digressione birbona. No, ma perché? Da giornalista perché? Brava. No, scherzo. No, diventa un baluardo non credibile, no? Perché quando
quando tutte le volte alzi lo stesso scudo, poi alla fine ti dicono ma beh, cambia scudo perché questo non è proprio più... La politica ha il difetto della mancanza di umiltà e di autocritica. E ve lo dice uno che l'ha vissuta da quando aveva 18 anni e con grande passione. Ne ha tanti di difetti, eh? Questo dopo ve ne dico un altro. Però la mancanza di senso critico verso se stesso è uno dei difetti fondamentali. Perché vedete, la politica è una delle arti più nobili, se è considerata in maniera pura, a livello di pensiero generale, quasi platonico, no? Come un'entità astratta ideale. In pratica è affidata alle gambe degli uomini, e non sempre gli uomini camminano diritti, anzi molto spesso hanno il vizio di camminare di traverso o di andare verso direzioni verso le quali non dovrebbero andare. E meno sono intelligenti e meno sono consapevoli del dovere di rispetto che hanno nei confronti della nazione e di coloro che all'interno della nazione sono i cittadini che li hanno anche eletti, e più il loro distacco, il loro compito diventa difficile e talvolta anche falso. E poi bisognerebbe che avessero studiato un pochino di più. Cioè vedete, condivido. Io mi sono laureato nel 71 e nel 2001, 30 anni dopo, dopo aver lavorato per 30 anni come avvocato, ho avuto la fortuna, l'occasione, di candidarmi alla Camera, eccetera. Non è pensabile che nell'organo che massimamente rappresenta il popolo italiano vi siano persone che non hanno esperienza di vita o che non hanno una propria professionalità. Tu ci porteresti la professionalità da giornalista, lui da avvocato. Bisogna avere l'umiltà, e torniamo a quel ragionamento, e il senso critico per comprendere che intanto si può discutere dei problemi della gente in quanto si conoscano i problemi della gente e si intravedano le soluzioni, altrimenti siamo in mano a chi ci può consigliare anche malamente. Perché qui c'è stato qualche parlamentare che insomma è stato eletto anche con 51 mi piace, eh? Sì, no, ecco, no, voglio sì, dire, no, questo proprio, è successo, sì, non proprio, eletto, chiedo scusa, prima candidato, sì, poi... Però, diciamo, ora non c'è messo nulla, in un listino bloccato. Forse sono stati scelti, perché ora forse la cosa è molto più chiara. Ecco, sono stati scelti con certe caratteristiche. Questa legge elettorale è la più grossa porcata che si possa fare al popolo italiano. Scusate il termine porcata, ma visto il linguaggio che correntemente sento utilizzare dai nostri rappresentanti nei media, mi sento autorizzata ad essere anche molto chiaro. È una grossa porcata, perché non è pensabile che il Parlamento, a meno che non lo si voglia deliberatamente distruggere e farlo e toglierlo e togliergli ogni significato, il Parlamento sia riempito di persone che non hanno altro merito che quello di essere amici del potente di turno, di quello che sceglie. Allora, un'altra cosa. Fra un po' pubblicità, sì, fra un po' pubblicità. Una cosa, la pubblicità, fra un pochino. Cosa veloce. Allora, l'obbligatorietà dell'azione penale, no? E le ultime vicende, specialmente in tema di immigrazione, hanno visto molto spesso le procure, alcune procure, molto sensibili. E allora io ti volevo chiedere, pensi che sia ancora necessario conservare questo principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, o non stia diventando al contrario qualcosa di molto pericoloso, perché poi... hai parlato benissimo di tutti i magistrati, nessuno mette in dubbio la professionalità, la serietà, ma insomma qualche PM zelante, quelli che non andavano bene li abbiamo
isolati, almeno quando c'ero comunque io. Comunque qualche PM oggi magari che si vuole mettere in mostra, è chiaro che se fa, se si concentra contro gli immigrati sicuramente fa bella figura, qualcuno lo vede, lo attenziona subito. Allora dicevo, una volta c'era qualche PM che andava in caccia dei processi che potevano interessare i VIP per farsi vedere. Penso al caso di Mimmo Lucano, penso insomma ora anche alla vicenda della nave a Catania, quello che è stato detto, che è stato deciso di far attraccare la nave a Catania perché c'era insomma il capo della procura che forse è più sensibile che di quello di Caltanissetta. Ecco, voglio dire, allora non è il caso di ripensare, anche io penso anche alla separazione delle carriere. L'azione penale è un principio costituzionalmente garantito che trova il suo fondamento nella reazione a periodi storici nei quali pubblici ministeri dipendenti dal potere politico sceglievano cosa fare e cosa non fare. È un po' quello che avviene in altri stati nel mondo dove c'è una discrezionalità ampia dei pubblici ministeri, talvolta anche eccessiva, di scegliere cosa perseguire o cosa non perseguire. Il problema vero è che nei fatti l'obbligatorietà dell'azione penale è un principio astratto, perché la moltitudine enorme delle quantità, le quantità enormi di notizie di reato fanno sì che le stesse procure le scremino, quelle che si debbano perseguire e portare avanti e quelle che non lo si debbano fare. Tant'è che se molto spesso non c'è un impulso di parte, in queste condizioni è difficilissimo far sì che un'istanza possa trovare accoglimento presso il pubblico ministero. Altro tema è quello dei pubblici ministeri che si scelgono di perseguire quei casi che fanno parlare di sé. Questo fa parte delle debolezze umane che non dovrebbero mai essere proprie di chi è investito di un potere di vita o di morte verso le persone, diciamo così, perché quando ti hanno portato a giudizio, ti hanno fatto attingere da un provvedimento cautelare, ti possono anche distruggere la vita. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma non possiamo non approfittare della presenza di Giuseppe Fanfani e chiedere qualche opinione su quella che è la città di Arezzo, insomma, il comune capoluogo di cui è stato sindaco per 10 anni? 9, ragione, che ci fu poi la chiamata. 2020. Esatto, 2014. A fra poco. Seconda parte di A Tu per Tu con Giuseppe Fanfani. Nella prima parte della nostra trasmissione, della nostra bella chiacchierata, insomma, abbiamo affrontato temi forse più di carattere nazionale, partendo dall'esperienza. Molto belli, eh? Sì, condivido. Quindi molto belli. Magari una prossima volta approfondiremo ancora, però io vorrei un po' parlare di questa città. Di come la trova, di come la vede, anche se capisco che i tanti impegni possano non portare a, come dire, osservare tutti i giorni quello che accade, però questa è una città secondo me profondamente cambiata, bisogna capire in quale direzione. Io un'idea ce l'ho, vediamo. Cambiata se... da quando? È da un po', è cambiata da un po'. Ovviamente è un momento, insomma, anche un momento storico, particolare, questo va detto, con un'emorragia di posti di lavoro incredibile, quindi con un impoverimento comunque del tessuto sociale importante. Io ho un dato che probabilmente è un osservatorio anche piuttosto così superficiale, non lo so. Noi come redazione una decina di anni fa, ma forse anche meno, le notizie di cronaca, insomma, ce n'erano, ma adesso veramente qualcuna, diciamo, no, ma questa non è minore. Ecco, non era sinceramente quasi mai per esperienza personale accaduto. Questo vuol dire che è una città cambiata nel suo tessuto, insomma nel suo vissuto. Dopodiché, questo è un osservatorio da chi la vive tutti i giorni e per un motivo professionale ben preciso, quindi mi faceva piacere capire invece qual era. Sai, io tornavo tutte le settimane e come tutti quelli che tornano tutte le settimane vedono via via crescere le creature, nota poco la differenza. Se fossi stato lontano un anno o due l'avrei notata di più, però posso dire che drammaticamente ho assistito in questo periodo a una
progressivo decadimento dei fattori economici della città, che è un fatto del quale non si possono dare responsabilità a chi che sia. No, no, ovvio. Non faccio una valutazione politica, faccio una mera constatazione. Il tessuto economico, la vivacità economica che aveva fatto la grandezza dello sviluppo di Arezzo dal dopoguerra ad oggi non c'è più. Le grandi aziende che avevano fatto parlare di Arezzo in tutto il mondo non ci sono più. E non fatemi far nomi, perché sarebbe eccessivamente triste. Oggi è difficile, nel tessuto economico complessivo in Italia, ridare slancio a un'economia che si sta man mano trasferendo altrove. Parlo del sistema produttivo. E il sistema produttivo stesso ne è il primo tributario in termini negativi di questi fattori di crisi, per il semplice fatto che è proprio l'economia produttiva quella che si è trasferita da tempo fuori. L'economia di scambio ancora resiste fin quando l'e-commerce non avrà avvolto e concentrato anche i fattori di scambio all'interno di pochissimi poli produttivi. Però ancora questa esiste. E sarei curioso di vedere quanta parte del PIL ancora trova, del PIL aretino ovviamente, certo. Parlo, ancora trova il ragione di soddisfazione quantitativa all'interno con il settore del commercio, credo molta. In queste condizioni non so come rispondere alla tua domanda in termini non allarmistici, senza considerare che sono venuti meno dei fattori anche di sostegno, quali la Banca del Territorio, per esempio, che non è cosa da poco. No. L'area Lebole, un'occasione mancata, a distanza di anni noi abbiamo avuto, insomma, un allora assessore, lo possiamo dire, insomma, Francesco Macri, che adesso è presidente di Estra, ci ha detto che è stata un'occasione mancata, cioè non fare quello che invece poi è stato fatto a Fogliano della Chiana, dove peraltro sono nate anche tantissime aziende intorno a quella realtà commerciale, è stata un'occasione persa e oggi ci ritroviamo, insomma, con questo bubbone, perché lo possiamo chiamare solo così, dell'area Lebole. Ma non è l'unica area produttiva dismessa, no? No, che è in queste stesse condizioni. Qui dietro avete l'area dell'1R che è nelle stesse condizioni e via, 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 via. Lì ci furono, parliamo degli anni che vanno dal 2000 al 2005. Sì. In quegli anni si sviluppò un grosso dibattito, era sindaco Lucherini, con il quale ho anche riparlato di questa vicenda. E lui, non Macri, lui, il sindaco, era fortemente impegnato nel far sì che l'outlet potesse essere, lo diceva pubblicamente, All'epoca trovò molti oppositori, soprattutto nel settore del commercio. I commercianti non volevano assolutamente che si formasse questo polo commerciale che avrebbe svuotato il centro storico. All'epoca io ero parlamentare, molto indeciso su quale fosse la soluzione migliore da adottare. Oggi, a distanza di tanto tempo e vedendo il deserto complessivo, credo che se Lucherini avesse avuto la forza sia politica che di appoggi esterni per andare avanti, probabilmente i problemi di quell'area sarebbero già stati risolti. Però le categorie economiche in una realtà come quella aretina contano tantissimo. Anche oggi? Accidenti. Ecco, appunto. Allora, a parte, io credo che questo discorso di poter avere l'outlet ad Arezzo cozzi con la realtà. L'outlet è lì per un motivo ben preciso, perché è un crocevia tra Arezzo, Siena e Perugia. Arezzo non avrebbe potuto garantire lo stesso
livello di accessi, evidentemente. Accidenti, siamo a un passo dall'autostrada. No, ve lo dico perché mi ricordo, ho avuto a che fare con chi lo progettava e avevano studiato la questione e hanno ragione. Effettivamente l'uscita di Foiano è sicuramente l'uscita senese. Bettolle è l'uscita di Siena, è l'uscita e l'entrata di Perugia, quindi non è un caso. E quindi lì c'è un bacino di quasi 1 milione di persone, a Arezzo ci sarebbe stato un bacino di 100.000 persone. Ma io vorrei chiedere un'altra cosa a Giuseppe, ma noi abbiamo avuto altri ospiti, dal sindaco, da Ceccarelli, insomma tutti gli attuali politici più importanti, e ho chiesto perché Arezzo non riesce a capire l'importanza che poteva avere, che potrebbe avere, perché io credo che è sempre possibile, avere un'università aretina in città e non una semplice dépendance dell'Università di Siena, che devo dire oltretutto molto ridotta e molto marginalizzata oramai, anche come numero di matricole, come un po' tutto, cioè, quindi dopo la crisi che ha avuto l'Università di Siena, Arezzo ha visto ridursi notevolmente l'offerta e quindi Arezzo è rimasto un po' ai margini. Ecco, perché la politica... Ogni tanto vorrei capire da te se te invece, al contrario di loro, ritieni che aver avuto un'università o avere un'università può essere uno dei... il primo elemento per far ripartire questa città e magari su prospettive anche diverse. Poi l'altro elemento che secondo me è sempre collegato, Arezzo ha la fortuna di avere l'alta velocità a 1 chilometro dalla città, ma comunque la possibilità, già alcuni treni a alta velocità, alcuni Frecciarossa ci si fermano, mi sembra che sono 6, perché anche qui non si vuol capire quanto sarebbe importante farne fermare, magari far fermare Italo, che chiaramente costa. Sappiamo che il treno che fino a 2 anni fa si fermava la sera ad Arezzo, che arrivava alle 9.20 da Milano Arezzo e la mattina ripartiva alle 6, ora parte da Perugia, ma l'Umbria non so quanti soldi paga, quanto ha pagato e quanto paga, ecco, quindi sappiamo come funziona. Ecco, ritieni anche qui la possibilità di avere altri treni ad alta velocità che si fermano, potrebbe essere anche questo un motore di sviluppo della città, sia per il turismo ma soprattutto per riportare Arezzo come centro strategico anche per il terziario, perché evidentemente ci fossero veramente tanti treni che si fermano ad alta velocità ad Arezzo, forse tante imprese potrebbero anche avere interesse a fare qui ad Arezzo, sedi amministrative, sedi logistiche, sedi anche di ricerca. C'è anche l'Interporto che è rimasto, no? Anche lì una cattedrale nel deserto. Purtroppo dagli investimenti mancati delle Ferrovie dello Stato, che mi sembra vadano sempre peggio. Insomma. Allora cominciamo dalla prima domanda, che è quella dell'università. Tutti i poli universitari di Italia stanno andando verso concentrazioni che sono determinate dalla scarsità di risorse, dalla necessità di ottimizzare le strutture sia tecniche che umane che professionali che dei docenti. In questo quadro, ma non è l'unico settore, in questo quadro la Toscana meridionale dovrebbe trovare un equilibrio diverso, perché tutti gli altri settori verso i quali si va verso una concentrazione, pensate alla sanità, pensate ai trasporti, pensate oltre all'insegnamento anche ai servizi diffusi, rifiuti, energie, roba del genere, hanno trovato una collocazione ideale. Vuoi logistica, perché Siena è al centro, tra Grosseto e Arezzo, un punto quasi inevitabile di riferimento. È una critica che io ho sempre fatto a chi aveva la possibilità di scegliere all'interno delle aree vaste,
perché io non contesto che la velocizzazione dei trasporti e la integrazione dei servizi e le dimensioni che i servizi devono avere per essere economici porti a considerare la dimensione ottimale quella di un'area più vasta che una provincia. Però saggezza e intelligenza e anche equilibrio dovrebbe portare all'interno di una stessa area a dire se qui colloco la sanità, di qua colloco gli altri servizi, per far sì che anche quest'area cresca in maniera omogenea. Noi abbiamo scontato molto la presenza del Monte dei Paschi e la potenza economica che ne derivava a Siena. Oggi questo ragionamento potrebbe essere anche possibile, anche se credo che presupponga una consapevolezza diversa da parte di chi ha la possibilità di scegliere. Secondo tema, quello dell'alta velocità. Tutte le economie si sono sempre sviluppate attorno alle grandi direttrici di trasporto e certamente questo sarebbe un fattore estremamente utile. Gli errori sono stati commessi 30 anni fa. All'epoca l'allora sindaco, non farò nomi per rispetto alle persone che non ci sono più e che come tali non possono replicare, fa parte del mio stile, però cito gli anni, una trentina d'anni fa. L'allora Presidente del Consiglio chiamò a Roma il Sindaco di Arezzo, il Presidente della Camera di Commercio, entrambi non ci sono più, e alcune categorie economiche, non mi ricordo, proponendo loro di fare una fermata della stazione all'Olmo, dell'alta velocità, gli fu risposto di no. E tornando da Roma questa posizione fu venduta alla città come un grande risultato. Siamo riusciti ad evitare che la ferrovia venga tolta da Arezzo. A distanza di 30 anni ci si rende conto che questo è un errore, perché è giusto quello che dicevi tu prima. Però entrare in Arezzo e uscire da Arezzo comporta dei ritardi nella percorrenza che oggi non sono più consentibili e quindi probabilmente questo è un errore che noi ci portiamo dietro e che oggi non è rimediabile, che oggi non è assolutamente rimediabile. Quindi a questa tua preoccupazione direi purtroppo no. Ma insomma, Arezzo però rimane una bellissima città con tante cose. Beh, io l'ho scelta per viverci, non essendoci nato. C'è chi ci vede anche il mare. Detto questo... Ci manca il mare. Esatto, ci manca, il mare. Anche le montagne, insomma. Che il Padre Eterno ci avesse dato le montagne o il mare. Esatto, perlomeno si giocava quelle. Capito? Ma affinché questa però non venga ricordata, insomma, dai miei figli o insomma da chi arriva dopo, come la città dei no, ma la città dei sì, come si fa? Perché insomma, il prossimo anno, 2020, si sceglie di nuovo il sindaco. Ah, e voglio questa è una notizia. Non lo sapevi. Questa è una notizia. Ti do questa notizia. E quindi, insomma, io non lo so se non sia il caso di dire a chi si vuole impegnare in questa cosa, che sicuramente è come dire, un regalo alla città, così dovrebbe essere vissuto, che lo faccia con lo spirito con cui si deve fare, cioè con la consapevolezza che primo, bisogna appunto farlo per la città e non per avere, no, chissà quale rivendicazione o conferma o non mi viene altro. Non lo chiederà a me, non lo chiederà a me. No, lo sai perché te lo dico? Sì. Perché quando io sono stato eletto sindaco nel 2006, ero parlamentare, Capito? Quindi la scelta di lasciare il comodo e caldo e strapagato seggio di Roma per venire a fare il sindaco di Arezzo, da tutti fu vista, dice, ma questo è l'incoglionito. E invece, ma per dire che tu hai ragione, per fare questo lavoro ci vuole tanta anche forza fisica, perché ammazza, ci vuole tanto amore per la città, ci vuole tanto spirito di sacrificio, ma soprattutto ci vuole tanto stimolo, cioè dire io lo voglio fare perché credo che questa città abbia bisogno di forze nuove, di intelligenze nuove, di vivacità che oggi manca e di gioventù.
Ecco, ne vede all'orizzonte di tutte queste belle cose o no? Vede, io porto gli occhiali, ormai da qui a lontano vedo pochissimo. No, facevo così, non si può sempre rispondere così, però tanto voglio dire, ecco, ma no, mica che gli chiedo i nomi, però... Ma non è che il centro-sinistra sta pensando di nuovo a te per riprendere la città, no? Io faccio l'avvocato, lo faccio con grande amore, come ho sempre fatto. Non è che te non vedi niente. Ho fondato... Non abbiamo capito che c'è... Chissà, che abbiamo anche noi cosa guardare. Vedi, sono giunta a un'età in cui per vedere da vicino mi servono gli occhiali. Per vedere da lontano è inutile che li metta, perché tanto non vedo lo stesso. Vedo a una distanza... breve, ecco. Lasciatemi fare quello che so fare bene. Ma il sindaco l'ha fatto, quindi può essere che anche questo sa fare bene, no? Insomma, non lo so. I filosofi naturalisti dicevano che non si poteva bagnarsi due volte sulla stessa acqua e credo che avessero ragione. Comunque anch'io sono estremamente convinta che a questa città servano forze giovani ma anche preparate. Ho detto giovani, una volta un mio predecessore diceva che chi è bischero è bischero anche a 20 anni, e aveva perfettamente ragione. Quando dicevo forte giovani mi riferivano all'entusiasmo giovanile che ci vuole per vedere da qui a 5 anni quello che serve a una città come la nostra, e soprattutto anche la capacità di immaginare una città diversa, una città nuova, una città, come si dice oggi, smart, in rete. Sì. Quando sono entrato il mio illustre intervistatore mi ha detto: ma tu sei un vecchio perché ancora usi Facebook, invece oggi si deve usare Instagram o altre diavolerie. Ecco, bisogna essere giovani per pensare queste cose. Ascolta, però una considerazione generale. Dimmi. Fino a pochi anni fa, quindi prima, fino a sei anni fa, si sosteneva in Italia che non c'era stato un ricambio generazionale, che praticamente in questo paese, a livello nazionale, locale o regionale, eccetera, continuavano a comandare i soliti gerontocrati, quindi le generazioni che avevano il potere arrivavano agli anni 40 e si fermavano lì, ok? Poi, nel 2014 c'è stato uno sconvolgimento, sono arrivati i quarantenni al potere, con Renzi fondamentalmente, poi il nuovo governo sono ancora più giovani, perché oltre che i quarantenni ci sono i ventenni, i trentenni, abbiamo ministri giovanissimi. Ecco, vorrei... La maggior dimostrazione che la giovane età non è una discriminante, ecco, per sapere come... Ecco, ma volevo un giudizio, cioè c'è stato quindi il ricambio generazionale, ma è stato meglio o in peggio? Ma che vuol dire ricambio generazionale? Il ricambio generazionale c'è sempre. No. Per il semplice fatto che gli anziani muoiono e che i giovani crescono. Ma normalmente, visto che quando questi anziani sono al potere sono anche longevi, ma anche perché... Ma tu credi che i giovani, quando diventeranno anziani, saranno meno attaccati al potere che hanno? Direi assolutamente no. Rispetto ai governi precedenti in cui l'età media era 70 anni, ora 30. Guarda, te lo dico subito. Il mondo va avanti in questo ultimo periodo, soprattutto, con una velocità di ricambio inimmaginabile, che nell'arco di 10-15 anni ha già stravolto tutte le conoscenze che vi erano prima e che nei prossimi 15 anni stravolgerà tutto quanto. Per essere all'altezza dei compiti che stanno di fronte a un governante, io sono certo che coloro che sono giovani siano più privilegiati di coloro che hanno oggi maturato un modo anche di essere e di ragionare, che non è quello del mondo che cambia, ma due condizioni. Primo, che vi sia quell'umiltà che dicevo prima, che porta coloro che sono per età chiamati a svolgere questo compito a ritenere che prima si debba avere studiato, bisogna aver lavorato, si deve avere acquisito un minimo di professionalità da ricevere. Quindi sono alla società. E la seconda... Parecchi, diversi. E la seconda
e la seconda. Beh, io non posso accettare che quando si discute un uomo di altissimo livello istituzionale, gravato eccetera, si esprima in termini se non triviali poco ci manca. Ma di cattiveria pura. Sì. No, cattiveria, ignoranza. Ignoranza. Ma esatto. Anche proprio inconsapevolezza. Mancanza di consapevolezza. Esatto, inconsapevolezza. Diciamolo quasi da bestia. Inconsapevolezza. Le parole di questo tipo, lasciate la Monicelli, amici miei, non le fate pronunciare da altri soggetti, via, perché altrimenti... Fate torto anche a Tognazzi. Esatto, esatto. Che era bravissimo nel gestire questa cosa. E non si migliora col travestito. E la seconda condizione, è che vi sia un'intelligenza di fondo che non sia supplita soltanto dalla furbizia. Bene, noi speriamo che, come dire, chiunque si voglia candidare nel 2020 ascolti questi consigli, che mi pare arrivino ormai da chi comunque, no, con la politica ha attaccato, non so, il tessera al chiodo, non lo so. Questo... Una domanda provocatoria. No, vabbè, siamo in chiusura, mi sono concessa, come dire, una... Così, mai una battuta, mai, non lo so, infatti ci ho messo, il punto interrogativo. E... Vedi, non si può mai dire che la politica è come l'amore, ecco. Per definizione eterno, poi la vita ti porta a fare delle scelte che talvolta lo comprimono, talvolta lo fanno riemergere. Bene. Questa risposta mi è piaciuta tantissimo, chiuderei qua la nostra bella chiacchierata con Giuseppe Fanfani, strappando la promessa di essere di nuovo con noi magari fra qualche... È veramente interessante conoscere le parole, sentire le parole di chi ha tutta questa esperienza. No, con infinito piacere, anche perché questo format è particolarmente simpatico. No? Grazie. Sarà perché la Greta è una presenza... Tralascio gli uomini perché gli uomini non hanno bisogno. Non, grazie, troppo non buono. Troppo buono. E grazie a Giuseppe grazie Fanfani. Giuseppe. Grazie a voi. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Grazie a voi.